Dopo la scoppola subita sul campo della Trilema, la Virtus Fuzza Flegrea prova a far rispettare la legge del pala Butangas. Di fronte c'è un Gladiator che non merita l'attuale posizione in classifica dopo le prime giornate di campionato, visto il gioco mostrato in campo dei ragazzi di Atrone. Subito un tentativo di Benincasa, il salvataggio sulla linea, poi la risposta dei padroni di casa con Brunelli, la parata di Barbieri, il gol del vantaggio al 12° sul calcio di punizione è targato Presta. Non ci sono grandi emozioni nei primi 20 minuti di gioco, ma arriva il pareggio su questa splendida azione personale di Fierro e Visconti a trovare l'angolo giusto per l'1-1. Nel finale di prima frazione sale in cattedra la Freghera con Brunelli prima, poi ci prova Mollo, la risposta ancora di Barbieri, di nuovo questo tentativo di Brunelli che va a stamparsi sul palo e ancora Virtus Fuzza Freghera in avanti in chiusura di prima frazione con Barbieri che nega il gol al tentativo di Esposito, doppio con la sfera che finisce in calcio d'angolo in chiusura di prima frazione. Prova a reagire il Gladiator, ci mette la mano l'estremo difensore Ruocco con la sfera che finisce il calcio d'angolo. Andiamo con le immagini alla ripresa, il Gladiator subito con questa opportunità si salva con un doppio intervento del portiere della Flegrea, poi il tentativo dalla distanza di Torelli, ancora Gladiator in avanti con il gol di Benincasa che fulmina in velocità il suo diretto marcatore, porta nuovamente in vantaggio la formazione casertana. Reagisce la Virtus Fuzza Flegrea, ci vuole un capolavoro di Visconti al 33° per ristabilire la parità con questo destro all'incrocio dei pali. Ancora Gladiator in avanti, miracolo nella porta, difesa dalla Flegrea, poi il tentativo di Esposito sul fondo, ancora Flegrea in avanti con la botta e la parata del portiere Barbieri sull'esterno della rete, la conclusione di Brunelli, la ripartenza degli ospiti che vanno vicini al gol del vantaggio con questa incursione di Bosco, altra ripartenza, altro tentativo con il gol fallito di un soffio da Luongo, poi ancora un'opportunità per il Gladiator che va vicinissimo al vantaggio anche con questa conclusione di Di Maggio, il calcio di punizione, il tentativo della Flegrea che spinge sull'acceleratore nei minuti finali a cercare il gol della vittoria, si salva miracolosamente il portiere Barbieri, poi ancora Albano, il passaggio e il tiro sull'esterno sul fondo da parte della Flegrea, il quasi autogol di Albano, il lancio del portiere, poi quasi arriva la rete di Visconti con questo anticipo sull'estremo difensore avversario, azione splendida, corale insistita della Flegrea, il gol di Fierro arriva proprio a 2 minuti dallo scadere, il gol che fa esplodere di gioia la Flegrea. C'è il tempo ancora per un'opportunità clamorosa per gli ospiti, il salvataggio sulla linea, sulla conclusione di Benincasa e la Flegrea porta a casa i 3 punti, ma è un Gladiator assolutamente in gara che esce a testa alta dal pala Butangas. La squadra ha giocato benissimo, alla fine anzi forse la squadra avversaria ha prestato più nel primo tempo che nel secondo, purtroppo anche oggi come altre partite alcuni episodi, un episodio finale, un rimballo perso ha portato al gol alla squadra avversaria, però non posso dire niente alla mia squadra, hanno fatto forse la migliore prestazione da quando stanno con me. Abbiamo vinto, sono contento, è stata la vittoria. Oggi la vittoria del cuore, la vittoria del sacrificio, perché contro abbiamo una squadra molto ostica, ben messa in campo, con grosse individualità, quindi sono contento veramente dei ragazzi. C'è un certo punto della partita che stavamo a metà secondo tempo, stavamo soffrendo, sapevo però di avere un quintetto un pochino più fresco per gli ultimi 7-8 minuti e infatti la mia scelta mi ha dato ragione perché siamo riusciti a sbloccare praticamente la partita verso la fine.